5.
Eccoci per il secondo quarto, secondo tempo di Rimadeso Bologna, Fortitudo Bologna 42-36. I primi 20 minuti, velocemente i tabellini: Motta 11, Politi 5, Masieri 3, Bossola 8, Esposito 4, Marino 10, Gallazzi 2. Nella Fortitudo il migliore realizzatore con 8 punti, Samoggia. Si riprende con Lamma in campo, che rischia di perdere la palla sul pressing di Nicolas Villa. Palla sotto a Samoggia, che si avventura nell'area, buon tiro che il ferro lo beffa. Tutti i giocatori di Jesa sono rimasti lì a guardare il pallone. C'è stato anche il rischio di non catturare il rimbalzo, che però poi la rimessa laterale per Jesa. Ancora questo pressing sulla rimessa, che il primo tempo in un paio di occasioni ha messo in difficoltà il blu arancio, oggi in maglia bianca. Motta contro Montano, una bella sfida tra due giocatori giovani, entrambi del 92. Palla sotto in post basso a Politi, che ha fatto buone cose nel primo tempo, corto sicuramente il suo tiro. Contropiede, il passaggio a lungo che corre in contropiede non è mai una cosa che piace agli allenatori. Prende Vandoni, non ha gradito. Si butta dentro Nicolas Villa, una soluzione molto difficile, troppo difficile contro Mancin, non prende nemmeno il ferro. Riparte Bologna, Samoggia avrebbe spazio per tirare da tre, attacca la linea di fondo, buono il raddoppio di Esposito, senza fallo, dato via veloce questo primo minuto di gioco, senza canestri. Ora ci prova Politi da tre, sbaglia, rimbalzo controllato dalla Fortitudo, che vediamo ci riprova. Tanti ferri in questo inizio, buona palla sotto per Mancin, che però commette infrazione di passi che non viene ravvisata. Invece c'è il fallo di Politi, il secondo, manderà in lunetta il lungo. Numero 17, Mancin, che dalla lunetta ci prende poco, 1-2 nel primo tempo, ora è già 0-1. Andiamo secondo, corto, 0-2, il punteggio resta di 42-36, che è quello del primo tempo. Attacca per le linee esterne della Rimadeso, fuori per Esposito, che ci prova da tre punti. È lungo, rimbalzo di Politi, che segna, prende il tempo a Mancin. Intanto Iannilli non è ancora entrato in campo, probabilmente le sue condizioni dalla botta ricevuta domenica da Camata non sono, ecco, abbiamo parlato troppo presto. Il coach della Fortitudo ha chiesto a Iannilli se la sentiva di entrare. Ovviamente il giocatore ha detto di sì e adesso si è seduto sulla linea del cambio. Intanto c'è anche il primo canestro della Fortitudo del secondo tempo con Valentini, quasi palla recuperata da Lamma, ora tira da tre punti di Esposito, e però che tira da tre punti, prova a stopparlo Giuliano Samoggia, però commette fallo, Valentini che ha tentato, Jacopo Valentini ha provato a stoppare Esposito che stava tirando da tre punti, quindi ci dovrebbero essere tre tiri per la classe 97 del settore giovanile dell'Aurora. Vediamo quanti saranno i tiri, sono tre, il primo va. Il secondo non va, ce n'è un terzo. Iannilli intanto in campo con una vistosa fasciatura al gomito sinistro. E segna il secondo. 46-38 Rimadesio. Vediamo con Iannilli. Lungo sicuramente importante. Samoggia dalla media segna. Buon canestro. Ancora pressing a tutto campo per la Fortitudo, con Lamma che va quasi vicino alla rubata, attento l'attacco desiano a non perdere questo possesso.
si butta dentro Marinò e c'è la stoppata di Iannilli che dice no, da qui non si passa. Palla sotto a Esposito, altra stoppata, questa volta è Samoggia a stoppare il giovane Desiano. Forse deve essere un pochino più cattivo in questo frangente. Ora difende duro su Samoggia e prende il rimbalzo, parte il contropiede della Rimadeso, 2 contro 2, si ferma l'ala desiana. Palla a Nicolas Villa, che potrebbe anche provare ad attaccare Iannilli, vediamo come legge la situazione. È grosso Iannilli, non ci passa, prova da tre punti Marinò e segna! Segna Matteo Marinò, molto preciso dalla linea dei tre punti. 2 su 2 nel primo tempo, ora è 1 su 1 nel secondo, quindi 3 su 3 per il playmaker desiano, più 9 Rimadesio. Iannilli ci prova, scarica fuori, tiro da tre punti, Ferro, lotta a rimbalzo ed è conquistato da Samoggia e gliela ruba Marinò, che può partire in contropiede. Nicolas Villa si ferma, ci ragiona sopra, passaggio difficile ed è una brutta palla persa, e però c'è un'altra palla persa per la Fortitudo, si scusa Iannilli, passaggio un poco complicato per Valentini, e la Rimadeso ha una nuova opportunità per riportare sulla doppia cifra il vantaggio. Vediamo Motta, questa volta Franco bollato dopo i canestri da tre ripetizioni del primo tempo. Ci prova Nicolas Villa, si arrende, ci riprova Motta, finta, non ha spazio, 2 secondi, deve tirare Nicola e segna! E segna Nicolas. 52-40 Desio a metà terzo quarto. Lama tenta la zanzarata, Samoggia ha spazio a tirare da tre punti, sbaglia, lotta a rimbalzo, c'è forse il fallo di Motta. Effettivamente Iannilli era davanti, era. Motta ha provato con un po' di mestiere contro un giocatore. Ah no, è Politi, è il quarto fallo di Politi. Quarto fallo di Politi, e questo è sicuramente una cosa che non piacerà a Coach Villa e ai tifosi desiani, soprattutto anche per la presenza di Iannilli. Non sarà facile marcarlo. Vandoni lo ha tenuto, ancora fallo. È il quarto fallo di squadra della Rimadeso contro uno solo fischiato alla Fortitudo. Esaurito il bonus per la squadra brianzola. 14 secondi per la rimessa dal fondo. Lamma ci prova da tre punti e il Ferro lo beffa. Iannilli rimbalza in attacco, facile, ancora meno 10. Masieri, Nicolas Villa, ha preso coraggio, arresto e tiro dalla media, primo Ferro, sembrava ben indirizzato il tiro. Può partire in contropiede, bella palla per Lamma che trova una bella linea di fondo. Samoggia ben tenuto da Esposito, però non segna Samoggia, c'è il fallo e quello non fischia. E adesso arriva il tecnico alla panchina desiana. Non erano proteste rivolte agli arbitri. Non erano proteste rivolte agli arbitri. Quelle di Bossola probabilmente. Ed è un fallo tecnico sanguinoso perché il possesso era desiano. Sicuramente sanzionato. Per fortuna Montano sbaglia. Bossola si era alzato probabilmente per incitare i suoi compagni, non per protestare, e uno dei due arbitri ha inteso
è inteso così. Niente, comunque 52-42, possesso per Bologna. Sorrentino ottiene una palla non facile, si butta dentro Montano e c'è il fallo di Marinò. In lunetta ancora Montano per due tiri liberi, sbaglia il primo. 56% dalla lunetta nel primo tempo per i fortitudini, segna il secondo, percentuale che è sicuramente diminuita nel secondo tempo. Marinò dà avvio all'azione, trova spazio e trova un buon fallo di Iannilli. Ha letto bene la situazione il playmaker desiano. Marinò, due tiri liberi per lui, il primo non va, e il secondo va, ritorna di 10 punti il vantaggio dei desiani, 14° punto del playmaker classe 85 desiano, che ora è sulla guardia di Montano. Palla sotto per Iannilli contro Masieri, e trova il fallo di Masieri. Non è facile tenere sicuramente Iannilli per un giocatore che non è un 5 puro, anzi ha qualche fallo da spendere, solo il primo. Bellunetta è lungo classe 84, segna il primo. Vai al secondo, lotta a rimbalzo, la prende Montano, con questa la palla Montano scarica fuori per Valentini, che è sicuramente un buon canestro, di ottima fattura, l'arresto e tiro del giocatore bolognese. Ritorna a meno 7 Bologna, era scivolata anche a meno 12, fallo di Valentini. Cambio, rientra Bossola, protagonista nel primo tempo di due canestri da tre, probabilmente spiega l'arbitro che prima non ce l'aveva con lui. Ma esce Marinò per ricevere palla, cerca il blocco di Masieri che arriva, scarica fuori per Masieri che ha quel tiro, si butta dentro, scarica ancora fuori per Nicola Svillan. Bossola da tre, è corto, si è visto subito, probabilmente anche toccato da Valentini il tiro. Buona circolazione veloce per il tiro di Sorrentino. Canestro da tre del esterno classe 85, la quinta partita giocata quest'anno. È la terza volta che ricapita qui alla Fortitudo. Ha girato tantissime squadre, Imola, Scafati, Barcellona. Febbraio scorso è tornato a Bologna, sicuramente un giocatore che nella categoria ha il suo peso. 53-49, vale a dire un break di 9-1 in 2 minuti e mezzo, che riporta sotto la Fortitudo. Riprende Marinò, pressato da
ed è un gran canestro, passaggio per Motta, un gran canestro buttandosi all'indietro. Ha questo tipo di soluzione la guardia cresciuta nel settore giovanile dell'Aurora, che ora sbatte contro un blocco di Iannilli. Bella palla sotto di Samoggia per Iannilli, che si sta facendo sicuramente sentire da che è rientrato lui. Bologna ha riacquisito molta pericolosità sotto canestro. La botta di Camata probabilmente è stata riassorbita. Prova da Tremasieri ed è ferro per l'argentino. 55-51, 2:25 dalla fine. Bella palla sotto per Sorrentino, che però pesta la linea e si lamenta, però l'arbitro ha visto meglio. Pressing ancora a tutto campo, c'è Masieri libero, non fischia l'arbitro, porta palla Masieri, mamma mia, paura. Motta aveva spazio per tirare, strano perché queste conclusioni Matteo le prende, vuole ragionarci sopra, la prende adesso, non segna troppo forte. Attenzione, palla recuperata da Matteo Marinò, la Rimadeso può riprendere. C'è un fallo di Montano non sanzionato. Jacopo Valentini prova a velocizzare il gioco. Ci prova ancora a tre Sorrentino, è corto, chiede time out Claudio Vandoni, non è soddisfatto degli ultimi tiri. Ci prova il principe da trap, grande rimbalzo di Bossola, si può riprendere, prende il rimbalzo in faccia a Iannilli Davide Bossola. Mancano 6 secondi, può tirare da tre Matteo Motta, allunga ancora, molto simile al tiro di prima, può partire il contropiede della Fortitudo, molto bella l'azione, tre passaggi Montano, -2 Fortitudo al 29esimo. Era già stata avvertita la Fortitudo di non buttare via il pallone, pena tecnico, se lo sono dimenticati probabilmente gli arbitri. Gallazzi, fondamento. Cambio Rimadeso, Ricky Gallazzi entra Villa. Tanto si fa sentire la fossa, grande tifo, tanto di cappello. Valentini trova una buona linea di fondo, scarica fuori ancora, buona circolazione di palla, tira da tre Montano e segna, ed è il sorpasso Fortitudo proprio all'ultimo minuto del terzo quarto. 5-5-5-6. Ora prova ancora Masieri da tre, sfortunato, prova il tap-in Bossola, 2 secondi alla fine, c'è tempo per il tiro e sbaglia. Comunque la Fortitudo è riuscita negli ultimi 5 minuti e 40 secondi a recuperare tutto il passivo di 12 punti, ricordiamo 52-40 al 25esimo. Ora 55-56, break di 16-3 da che è entrato Iannilli. Ora le ragazze del Twirling di Cormano, ex campionesse d'Italia e terze in Europa, ad allietare gli 800 spettatori del Paladesio. Non saranno i 6.500 di Milano Fenerbahce.
ma comunque un bel colpo d'occhio per la Serie B. Precedenti in Serie A fra Aurora e Fortitudo, mi piace ricordarne uno a cui ho presenziato tanti anni fa, era l'86, forse l'87, in Piazza Lazzarita, primo turno di playout, vittoria dell'Aurora 71-70 con un tap-in all'ultimo secondo di Bruce Flowers. C'ero, forse la mia prima trasferta in Serie A, sicuramente un bel ricordo, l'atmosfera di Piazza Lazzarita fantastica, la curva bolognese fantastica, ma vinse l'Aurora di 1 in un finale convulso, in un finale con un tiro di Bramati dalla media distanza e il tap-in appunto di Bruce Flowers. Si riprende 10 minuti, equilibrio anche qui, più uno Fortitudo. Marinova fino in fondo e segna, bella azione Marinova, visto un buco, si è buttato dentro, fatto bene, più uno Desio, 16 punti per il folletto desiano. Bossola è ispirato contro Samoggia, però ruba la palla, scarica Montano, buona ancora la circolazione di palla, però non c'è la tripla da 3 punti. Iannilli è difficile da marcare sotto canestro. Masieri commette fallo, è secondo per lui. Tiro da 2 punti di Sorrentino, anche lui molto importante in questo, durante il recupero della Fortitudo nel terzo quarto. Corriamo alla quinta partita in questo campionato per l'esterno, ricordiamo 3 volte alla Fortitudo, è la terza volta. Masieri tiene un pochino troppo ferma la palla, scarica fuori per Marino, mancano 5 secondi, ancora zingarata del playmaker desiano, grandissimo canestro di sinistro che riporta avanti di Desio 59-58. Valentini si butta dentro, arresto e tiro, una conclusione che ha sicuramente l'ala piccola cresciuto nelle giovanili della Scavolini. Classe 86. Motta fuori per Masieri, scarica fuori per Marinò. Sorrentino interviene sulla linea di passaggio. Ottima intuizione numero 15 bianco-blu, rimessa laterale desiana con 14 secondi da giocare in questa azione. Bossola sotto canestro e si è andato a infilare in un vicolo cieco, ora può partire il contropiede, c'è il fallo di Marinò. La panchina bolognese reclama l'antisportivo, erano in piedi tutti e qua il tecnico però non arriva. Davvero instancabili i ragazzi della Fossa, e dalle 6 che cantano. Montano segna i 2 tiri liberi, va a più 3 la Fortitudo con 8 minuti
giocare nell'ultimo quarto. Villa si gioca la carta Politi, ricordiamo, quattro falli per provare a mettere un po' di chilogrammi contro Iannilli, fino qua un fattore. Penetrazione di Motta, scarica fuori, prova Marinò da tre punti e segna ancora, ispiratissimo Marinò, parità 62. Ci prova Montano, primo ferro, ma il rimbalzo è controllato dalla Fortitudo. Tecnico a Motta, ma il contatto c'è stato, probabilmente per proteste, perché il contatto c'è stato, non può essere una simulazione. Montano in lunetta per il tecnico, segna e c'è la rimessa da centrocampo a metà campo. Montano sotto per Iannilli contro Politi, che non può difendere, però sbaglia Iannilli, una conclusione facile. Marinò, Bossola, passaggio improbabile nel traffico per Nicolas Villa, che la scarica fuori a Politi, troppo corto. +1 Bologna, 6:45 dalla fine, sì. Ancora uno contro uno, Iannilli contro Politi. Politi non può difendere, a quattro falli. La Fortitudo va avanti di 3. Blocco di Politi, che subisce fallo. È il primo fallo fischiato la Fortitudo in questo quarto. Valentini terzo fallo. Cambio Rimadeso, esce Nicolas Villa, entra Gallazzi. Adesso è tiro di Motta, cui non fischiano nulla. Una palla recuperata di Bossola, che segna, bravissimo Davide, un mezzo regalo. Un mezzo regalo della Fortitudo, ancora uno contro uno, Iannilli, che trova la difesa al raddoppio di Motta, al limite, che si butta dentro e trova il fallo. Bravo Matteo, 5:52 alla fine. Si fa sentire anche il pubblico desiano. Segna il primo Motta. Sbaglia secondo, ma conquista il rimbalzo. Piccola dormita. E Marino può buttarsi dentro. E non trova purtroppo il canestro. 65 pari. Ci avviamo un finale molto equilibrato. Molto equilibrato. Si prepara sul cubo dei cambi. Gatto, scarico fuori per Samoggia, che ha spazio, tira da tre, segna. Samoggia.
interrompe il gioco l'arbitro. Marinò ha subito un colpo. Necessità di cure Matteo Marinò. Tanto Gallazzi, passaggio un pochino improbabile dietro la schiena, controllato, 8 secondi per tirare, Gatto sotto per Politi, uno contro uno con Iannilli, bello scontro, gancio di Politi, entra! Non era una soluzione facile. Non era una soluzione facile. Bella palla sotto per Valentini che arriva fino nel cuore dell'area e sbaglia, sfortunato questa volta il giocatore di scuola pesarese, il ferro lo beffa, meno uno Desio. Politi prova da tre punti, ma il ferro lo beffa, la palla esce, la soluzione che ci poteva stare, mani educate quelle del numero 5 Desiano, che adesso deve vedersela con una penetrazione di Montano che scarica fuori per Sorrentino contro Gallazzi, 8 secondi per tirare, cerca il blocco di Samoggia, cambio della difesa desiana, tira Iannilli dalla media, sbaglia e rimbalzo è, mi sa che è Fortitudino, nel dubbio. Gatto ha fatto vedere di andare a prendere il pallone. Se forse Gatto non fosse andato a, non fosse corso dietro a quel pallone, qualche dubbio in più per la coppia arbitrale. Tanto Marinò è stato trattato dal fisioterapista Carlo Benedini, vediamo se potrà entrare in campo. Ancora una palla recuperata, la recupera Gallazzi, la tiene viva, si ferma, Motta spazio a tirare da tre, sbaglia Matteo. Che adesso vuole andare a recuperare palla. Time out Fortitudo Bologna, 3:45 da giocare, più uno la Fortitudo. Diamo un occhio ai tabellini nella rima di Eso, top scorer Matteo Motta con 21 punti, 13 Motta, 10 Bossola, nelle file invece della Fortitudo Samoggia 13 punti, ne ha 2 in più il numero 14 Matteo Montano, 10 in doppia cifra anche per Sorrentino. Si prospetta sicuramente un finale al Cardio Parma qua al Paladesio. Grande tifo ancora dei Fortitudini che non hanno smesso davvero un attimo di incitare i loro ragazzi. Però stanno faticando ad Esio, ricordiamo che la Rima Desio non ha ancora vinto in casa quest'anno, battuta da Lugo, Udine e Urania anche piuttosto nettamente. Sicuramente un buon segnale da parte dei ragazzi di Villa, che nelle ultime due settimane ha concentrato il suo lavoro sulla difesa. Qualche buon risultato si sta vedendo, assolutamente sì, è di buon auspicio per il futuro. Comunque andrà questa partita, Samoggia perde il controllo della palla contro un buon Bossola, tutti per terra, contesa, 24 secondi, palla recuperata. Entra Matteo Marinò, Carlo Benedini ha fatto sicuramente un buon lavoro. Importante la sua presenza, ricordiamo 21 punti fino a qua per il playmaker Desiano.
Intanto c'è una rimessa laterale battuta da Gallazzi. Marino contro Montano, scarico, bellissima azione della Rimadesio. Vediamo Politi stoppato da Iannini. Ora parte il contropiede. Sorrentino marcato da... la tiene viva, bravissimo Iannilli. È ancora viva questo pallone, può tirare Sorrentino da due, sbaglia, è il rimbalzo controllato dalla Fortitudo. E c'è il fallo di Matteo Marinò che manderà il lunetta a Montano. E commette anche il suo quarto fallo. Vediamo Montano, il primo va, più due Fortitudo. Ed è buono anche il secondo, più tre Fortitudo, uno dei vantaggi più sostanziosi della squadra bolognese in questa partita, comandata per larghi tratti da quella desiana, che però nel terzo quarto si è fatta ravvicinare. Palla sotto per Gallazzi che trova il terzo fallo di squadra, non si andrà ancora in lunetta. Rimessa, gioco in post basso per Politi, fuori per Bossola, difficile, sbaglia. È un pallone che è già importante questo. Se lo prende Samoggia da tre punti e lo segna. Più sei Fortitudo. Liberissimo del resto il giocatore di scuola Dinamo Sassari, non poteva esimersi dal prendere un tiro così pulito, ne aveva messo uno pochi secondi prima, pochi minuti prima, uguale, è abissato. Più 6 Fortitudo, massimo vantaggio delle Ternedili in questa partita proprio nel momento clou. Anche questo è un possesso importante, bisognerà sicuramente trovare un canestro. Ecco, ho parlato troppo presto, palla persa. Rimessa Fortitudo, 2 minuti e 4 secondi da giocare, potrebbe essere il pallone della partita nelle mani di Montano. Per Sorrentino e trova la stoppata di Politi, e palla recuperata per la Rimadesio. Ancora protesta Sorrentino, quarantasette alla fine, 7-3 Fortitudo, 6-7 Rimadesio. Residue speranze di rimettere in piedi questa partita per Marino e compagni. Bisogna provarci.
bisogna provarci. Palla sotto in post basso per Politi, che prova l'uno contro uno con Iannilli, scarica fuori per Marinò, deve prendersi questo tiro, scarica fuori per Bossola, da tre Ferro è su questo tiro. Si spengono probabilmente le speranze della Rimadesio di cogliere un risultato prestigioso contro i bolognesi. Iannilli una linea di fondo, perde palla sul raddoppio, 1-0-6. Bisogna trovare un canestro veloce, più veloce possibile. Trova un fallo, vediamo se non è fallo sul tiro. Era ancora in palleggio il lungo desiano. Serve un tiro veloce per provare a sperare nel colpaccio. Matteo Motta ha questo tipo di tiro, trova il fallo che lo manderà in lunetta. Due tiri Motta. Sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo. Ora si fa davvero difficile per la Rimadesio, molto complicata. Montano trova il fallo e ci andrà in lunetta. Il quinto di Matteo Marinò, autore sicuramente di una partita molto buona, anzi sicuramente il migliore in campo dei suoi. Si guadagna gli applausi del pubblico desiano. Montano segna il primo, più 7, rischia di diventare quasi ingeneroso il margine finale, più 8, massimo vantaggio sempre da Fortitudo. Gatto ora in cabina di regia per Politi, che tira da 3 punti, è ancora una volta anche sfortunato, tanti canestri che sono usciti di un soffio. 36 secondi dalla fine. La Fortitudo ormai è sulla strada della sesta vittoria in questa stagione. Sesta vittoria che fa il paio con quella di Arzignano ottenuta nello scorso weekend. Quindi la squadra di Vandoni supera molto bene questo duplice trasferta. Prima in Veneto, poi a Desio. Due tiri Sorrentino, già festeggiano i giocatori in campo. Segna Sorrentino. Sicuramente importante l'innesto di Iannilli nel secondo tempo, ha dato più sostanza sotto canestro alla Fortitudo. Ultima azione, 8 secondi, ci prova Motta, è ancora una palla persa. Cambio della Fortitudo, qualche secondo per Candi, il giovane classe 97 del settore giovanile della Fortitudo. La partita finisce così, 7-6 Fortitudo, 6-7 Rimadesio. Peccato, la Rimadesio ha giocato praticamente alla pari fino alla fine contro la Fortitudo, un passo in più nell'ambientamento in questa categoria, fino adesso un pochino complicato, però sicuramente questa partita equilibrata contro una delle big del campionato deve fare da presupposto positivo per quello che verrà, soprattutto per la trasferta di sabato prossimo a Trieste, già importante perché
è una sfida, diciamo così, di una sfida, chiamiamola, di salvezza. Ripetiamo, 7-6-6-7, mio realizzatore della partita è Matteo Marinò con 21 punti. Salutiamo i tifosi desiani, bolognesi e tutti gli appassionati di basket, da Palladeso, da Roberto Sanvito, è tutto.